Entra nel vivo con la fase dedicata al concorso lo Sciacca Film Fest edizione 2017, la decima, che ad agosto ha avuto una lunga parentesi celebrativa. Da domani fino a domenica 17 lo Sciacca Film Fest proporrà ai cinefili e non i 6 lungometraggi, i 20 corti e gli 11 documentari in concorso. Entra nel vivo il festival con la sua materia, che è il cinema, e quindi, ma non sarà solo cinema, come al solito. Il nostro è un grande contenitore all'interno del quale ci sono tantissime cose: presentazioni di libri, concerti, drammatizzazioni, omaggi, ma soprattutto il cinema. E il cinema è declinato in tre sezioni in concorso, delle sezioni importanti, con molti film inediti. E per cui sarà l'occasione per i cinefili di poter godere in prima assoluta di tutta una serie di film che non sono ancora usciti. Qualcuno viene direttamente da Venezia, altri da Cannes, altri ancora da altri festival importanti italiani che hanno avuto tanto successo. La prima fase è stato un momento celebrativo dello Sciacca Film Fest, si festeggia il decennale. Da questo punto di vista, come ha risposto la città? Qual è il bilancio di questa prima iniziativa? No, io sono molto soddisfatto. Intanto eravamo in due luoghi. Voglio ricordare che all'interno dell'Atrio Comunale, che è una splendida location che ben si prestava alle proiezioni, abbiamo fatto una serie di opere per ripercorrere il cammino del festival negli ultimi 10 anni. Con nostra grande soddisfazione, o eravamo avanti quando le abbiamo fatte, oppure siamo in sintonia con i tempi. Quindi, diciamo, le opere, anche dal punto di vista formale, del linguaggio, dell'espressione dei contenuti, erano molto in linea nonostante i 10 anni. Qua alla Badia Grande ci sono stati dei concerti partecipatissimi, bellissime esperienze che speriamo di ripetere. Adesso abbiamo concentrato un po' il tutto come nostro costume, potendo contare su più spazi, naturalmente. E quindi il bilancio io lo ritengo molto positivo. E sicuramente il festival, se cresce, dovrà allargarsi anche a più spazi all'interno della città. Un festival, hanno ribadito Sino Caracappa e Davide Schittone della Vertigo, che punta da sempre a dare spazio ad autori e registi che poco ne avrebbero in altri festival più blasonati e che da 2 anni non riceve nessun contributo regionale. Abbiamo degli eventi importantissimi. Abbiamo degli omaggi dedicati a persone scomparse. Abbiamo tanti attori che si sposteranno, ripeto, gratis, e verranno allo Sciacca Film Fest per la gioia di partecipare e di rendere omaggio a questi autori. È una cosa che mano a mano, come dire, noi aggiorneremo in questi giorni. Apriremo con Guja Jelo, che è la più importante attrice di teatro siciliana, prestata al cinema, come in questo caso, con un'opera che ancora è stata trasmessa solamente al Festival di Taormina e che adesso, nella sua stesura definitiva, sarà a Sciacca. Poi vi aggiorneremo ogni giorno. Come si fanno 10 anni di festival a Sciacca? Come si fanno 10 anni a non sentirli? Devo dire, ci rimane l'entusiasmo e ci ha mosso solamente l'entusiasmo, solo che questo adesso non basta più, ci vuole altro. Sino Caracappa da tempo cerca spalle in questo senso, cosa sente di dire in merito, assessore? Sicuramente questa amministrazione è particolarmente sensibile a quelle che sono le iniziative culturali. Noi ringraziamo Sino Caracappa per quello che ha fatto finora e per quanto ha investito proprio a livello di forza, anche umana, nella cultura, e ha dato vita anche all'Estate Saccense, perché questa diciamo, collocazione, questo sdoppiamento dello Sciacca Film Fest, che ha avuto spazio nell'ambito dell'Atrio Comunale, ha sicuramente rivitalizzato il centro storico e in qualche modo incentivato la gente ad avvicinarsi alla cultura. E quindi è importante che queste iniziative vadano valorizzate e che trovino il loro spazio anche nella collaborazione delle istituzioni comunali.